Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale come sempre con le news della settimana. Come state? Tutto bene? Spero che voi siate a mollo in qualsiasi posto, una piscina, al mare, dove vi pare e che non siate chiusi in una stanza con 40 gradi, le luci puntate addosso a registrare un video news. Vabbè, detto questo, cominciamo con una settimana che è stata abbastanza interessante, nulla di particolare almeno per quanto mi riguarda. Una grandissima novità da parte di Hot Toys, ovviamente sono ironico, ma non perdiamo tempo raga, cominciamo subito con i rilasci ovviamente. Eccola qui, in pieno clima natalizio, in questo luglio così caldo e torrido, non ci voleva altro che un rilascio natalizio, ovvero Mantis dei Guardiani della Galassia, e in particolare dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, una doll che è stata annunciata, non lo so, ere zoologiche magari fa, e finalmente è stata rilasciata. È stato anche fatto un upgrade, secondo me, abbastanza notevole al viso. Infatti qui c'è qualche foto nuova, come potete vedere qui. Questa è una delle foto che ha rilasciato Toys in questi giorni per far vedere appunto quanto abbia cambiato il viso, e da qui già possiamo renderci conto del lavoro che è stato fatto in senso positivo per quanto mi riguarda. Questo è il viso nuovo, queste invece sono le foto ancora vecchie in cui sembrava veramente inanimata, ed è stato uno dei motivi, a parte ce ne sono tanti altri ragazzi, per cui non l'ho preordinata. Purtroppo non ho nessun membro dei Guardiani della Galassia, cosa di cui mi pento ogni giorno e piango tantissimo, però questo è un ottimo pezzo, anche perché non credo ci sia la versione, non ancora almeno, tratta da volume 3 dei Guardiani della Galassia, quindi se siete amanti del film e della squadra vi invito a recuperarla. Due parole veloci ragazzi, ovviamente abbiamo già visto le immagini. Per quanto riguarda gli accessori, classica basetta esagonale con il motivo dei Guardiani della Galassia, qualche accessorio di tipo natalizio, gli occhiali, nulla di particolare. Rimaniamo in attesa magari di una versione appunto tratta da volume 3 e nel frattempo accontentiamoci di questa Mantis, che tra l'altro dovrebbe ancora essere disponibile, nel caso vi interessi, su ilcolossodeinerd.com. Andiamo avanti con il secondo rilascio. Passiamo questa volta a Star Wars, abbandoniamo un attimo la Marvel, per dedicarci alla Guardia Imperiale Pretoriana, questa versione tratta da The Mandalorian, che secondo me è fantastica ragazzi, con questa sorta di caschi mandaloriani che vanno a ricordare appunto anche quello del Moff Gideon, che vedremo fra poco perché non è stato rilasciato ma è nel piano delle release nuovo di Hot Toys. Questo è un bellissimo pezzo, con questo rosso lucido e la parte in tessuto della parte inferiore dell'armatura, una versione rivisitata di quelle che erano le guardie imperiali del buon Palpatine, del buon Darth Sidious, che comunque secondo me non è un pezzo per i tradizionalisti, però è un bellissimo pezzo che andrà aggiunto alla mia collezione. Non l'ho preordinata, però qualora ce ne fosse qualcuno disponibile ragazzi, sarebbe una gran cosa prendersene almeno una. La cosa migliore secondo me è averne due da affiancare a Moff Gideon, però comunque pezzo molto molto bello. Non mi ci soffermo tanto ragazzi perché si tratta appunto di una release, molto scarno per quanto riguarda gli accessori, classica basetta rettangolare, quindi a tema Star Wars, con la targhetta e le solite armi delle guardie pretoriane. Fateci un pensiero se ancora non l'avete fatto, non so se ci sarà qualcosa di disponibile, però davvero un ottimo pezzo per chi ama Star Wars. Poi, ecco la novità di Hot Toys, e poteva esserci una settimana, un mese senza un nuovo Iron Man, raga, ma manco per cazzo. Ed ecco qui infatti il nuovo Iron Man, la Mark III tratto dal primo film di Iron Man, ma questa volta i colori sono più fighi, perché è un'edizione limitata da 3000 pezzi con questo rosso, diciamo, cromato lucido e le rifiniture poi a parte della maschera, degli avambracci e dei quadricipiti in questo colore cromato metallizzato cromo. Molto bello, raga, io scherzo, molto bello, però Iron Man hai anche rotto un po' il cazzo.
E quindi solite parti dell'armatura, tutto che si può aprire, tutto molto bello, la basetta con i LED, con le lucine, Iron Man stesso con le lucine, tutto bellissimo. Quindi, per chi magari non ha, a parte che mi sa che non ci ho fatto caso, ragazzi, ma credo che sia già finito perché questo è un pezzo in edizione limitata, appunto a 3.000 copie, la cui, diciamo, coda per acquistarlo credo che sia già terminata. Adesso poi ci vediamo un attimo meglio. E comunque, non fatevelo sfuggire se siete amanti di Iron Man, della Mark III, e soprattutto se volete un pezzo in edizione limitata. E andiamo a leggere qualche dettaglio, anche se credo di aver detto più o meno tutto. Un 32 centimetri e mezzo per quanto riguarda l'altezza, ovviamente completamente in diecast. Prezzo sideshow 379 euro, quindi in Italia me l'aspetto intorno ai 450, forse anche qualcosina in più. E se arriva in Italia, ovviamente, perché 3.000 pezzi solo per mercati selezionati e l'Europa si fa nel culo. Quindi, scusate ragazzi il linguaggio scurrile, spero che non dia fastidio a nessuno. Poi abbiamo varie batterie, tutto in diecast, qualche parte di ricambio, eccetera, eccetera. Insomma, tutto ciò che abbiamo già visto e rivisto e rivisto negli Iron Man di Hot Toys, che sono ormai il pane quotidiano per i collezionisti di 1 a 6. Poi, l'altro rilascio, e qui siamo proprio alla sagra del riciclo. Anche Ono adesso, ovviamente Ono che poi non è altro che una sottoazienda, un sottobrand di Hot Toys, e questo già lo sappiamo tutti, dopo aver rilasciato anticipatamente il Wolverine, di cui tutti sappiamo, di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, cavalca quest'ondata di hype generata dal film in imminente uscita, ragazzi, ormai questo video uscirà domenica 14, quindi praticamente manca poco più di una settimana, 10 giorni al film, e quindi cavalca quest'ondata di hype per rilasciare un altro Wolverine. Fantastico, Wolverine questa volta con la sua suit, un'altra iconica suit iconica del fumetto, quella marrone, la mia Remuscia è sempre la protagonista, e gialla. Con, come vedete, l'assenza degli spallacci, quindi diciamo un unico pezzo per la parte superiore. Accessori, di nuovo c'è solo la Muramasa, se non mi sbaglio, che è questa katana rossa bellissima. Varie parti intercambiabili, come al solito, per la parte lower face, cioè la del mento, insomma, dalla parte bassa della faccia, perché la maschera non può essere rimossa, ovviamente. E solite braccia in silicone che abbiamo visto anche nel Wolverine originale, sempre di Ono Studios. Poi gli artigli, l'effetto metallico degli artigli, insomma, nulla di particolare, ma comunque un pezzo abbastanza iconico che saluto Dario, un iscritto al canale, un veterano del canale, che comunque è riuscito ad aggiudicarsela, mi ha detto che non è stato per niente facile, perché comunque è una limited edition a 1500 pezzi, a prezzo di 151,65 ovviamente prezzo sideshow, e comunque un pezzo particolare che non ha un prezzo altissimo, anzi è molto accessibile, però credo che anche in questo caso siano totalmente finiti, ragazzi, quindi ormai si arriva tardi. Ovviamente solita basetta espositiva con la possibilità di inserire la copertina di un fumetto vero e proprio. Parliamo di una Dolly 28 cm e mezzo come altezza, 28 punti di snodo e poi tutte le varie cose che vi ho detto in corso di anteprima fino a poco fa. Poi ragazzi, ultima novità per quanto riguarda Hot Toys, ancora non ha finito di rilasciare le doll del planning precedente, perché ancora ricordiamo che mancherebbero Batman 89, Darth Vader di episodio 6, se non ricordo male, la Praetorian Guard è appena uscita, mancano un paio di personaggi, dovrebbero esserci Rocket e Groot dei Guardiani della Galassia, e non so se sto dimenticando qualcuno. Quindi, a parte questo, ha già rilasciato un altro piano, sta andando fortissimo Toys, un altro piano di upcoming releases, quindi di uscite che stanno per arrivare. E qui parliamo anche qui, in questo caso, di tanta ciccia, poco per quanto riguarda Marvel, mi dispiace Cap,
E tanto per quanto riguarda soprattutto Star Wars e in parte DC. Infatti, come vediamo qui a schermo, sono sulla pagina Facebook ovviamente di Hot Toys, abbiamo Throne, mi è uscito sto qua, mi è uscito, sì, resetto, Throne, quindi dalla serie Ahsoka, che stavo aspettando tantissimo, quindi sono veramente felice perché vuol dire che cominceranno le release di Ahsoka, che sono delle release che sto aspettando da tanto. Finalmente Obi-Wan, tratto dalla serie Obi-Wan Kenobi, Moff Gideon, di cui ho parlato poco prima, Tech, così mi andrò a completare finalmente il team della Bad Batch, sempre di Star Wars. E poi, raga, Joker, nella sua sia Artisan, versione Artisan e normale, e questo è uno dei pezzi più attesi, e finalmente Bane, raga. E poi, ovviamente, il mitico Star-Lord tratto da I Guardiani della Galassia, volume 3. Fatemi sapere voi che cosa pensate di questo piano delle release. So che c'è già fermento per molti di questi pezzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, quali pezzi voi state aspettando, quali pensate di recuperare magari in futuro. Ho fatto già un post su YouTube che ha avuto un sacco di partecipazione, ragazzi, quindi vi ringrazio. E colgo l'occasione un attimo prima di chiudere con il colosso di nerd.com per ringraziare tutti coloro che sono stati in live con il grande Stefano, il Nes del Seba. Live che abbiamo fatto mercoledì della settimana appena trascorsa e che riproporremo magari un po' più avanti perché ha avuto un sacco di successo, è piaciuto a tantissimi, è piaciuto Stefano. Quindi grazie ancora a tutti per la partecipazione. Siamo come al solito alla fine del video su ilcolossoinerd.com per andare a vedere gli ultimi arrivi. Abbiamo già visto, quindi, come vi dicevo in precedenza, Mantis, che dovrebbe ancora essere disponibile se in questi giorni, ragazzi, non l'ha presa nessuno. Quindi contattate come al solito Gianluca del Colosso dei Nerd al contatto diretto che vedete qui in basso a destra per parlare direttamente con lui. Sono usciti i preordini per tratti da The Clone Wars, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, di Echo e Fives. Poi qua un po' di roba della NECA, in particolare questo set delle Tartarughe Ninja, ragazzi, che ripropone NECA visto il successo che aveva già fatto, al costo di 175 per tutte e quattro, che è una vera occasione. Poi a 199 la Premier Toys propone questa 1 a 6 di Furiosa dal nuovo film. Poi, ragazzi, ovviamente vi invito anche a questo Meet Clot di Virgo di Senseiya. E vi invito comunque ad andare su ilcolossodinerd.com a dare un'occhiata. E ricordatevi, raga, che sul sito avete un sistema appunti che man mano che comprate potete comunque accumulare punti e ricevere sconti per i prossimi acquisti. E se lo contattate e dite che siete miei iscritti, questa cosa ovviamente è una tantum, riceverete subito 500 punti di sconto, 500 punti che equivalgono a 10 euro di sconto. Detto questo, raga, anche oggi abbiamo dato, anche per oggi le news le abbiamo dette più o meno tutte, quelle più importanti, quelle che riguardano soprattutto Hot Toys. Volevo ricordarvi gli appuntamenti del canale. Abbiamo quindi, se oggi è domenica, avremo martedì probabilmente un video, deciderò se sarà un video unboxing o un'altra tipologia di video che in molti stavate aspettando, ma devo vedere un attimino se sono pronto. E molto probabilmente giovedì un altro unboxing di SH Figuarts. Nel frattempo stanno arrivando altre Hot Toys, e in arrivo anche sia Goblin che Doc Ock, che apriremo in live, solo Doc Ock, ragazzi, e poi magari potrò anche fare un video dedicato come i soliti unboxing. Sta arrivando un po' di roba, quindi andremo avanti comunque, anche se l'estate cala un po' tutto, cercherò di andare magari un po' più soft, ma comunque non ci fermiamo. Ci sarà una live molto probabilmente mercoledì sempre, io sapete o lunedì o mercoledì in base agli impegni di lavoro, probabilmente sarà mercoledì e parleremo un po' le solite chiacchiere che facciamo, ci sarò solo io, facciamo due chiacchiere così. Detto questo, raga, come al solito io vi saluto, ancora buona domenica, ancora buon mare, speriamo che Hot Toys non faccia altri annunci proprio stamattina, domenica. Perché poi in quel caso non importa dove voi sarete, ma sentirete riecheggiare nell'aria le mie bestemmie, tante, potenti, fortissime. Ciao, ragazzi!